Budapest, itinerario della memoria sulle orme di Giorgio Perlasca. Un reportage del Corriere di Como si è trasformato in una guida a diffusione internazionale, che vede appunto protagonisti Budapest e i posti in cui negli anni della guerra era stato Perlasca. Nato a Como il 31 gennaio del 1910 e morto nel Padovano, dove ha passato la vita nel 92, Perlasca è stato l'uomo che, fingendosi console spagnolo, firmò una lunga serie di documenti falsi che salvarono migliaia di ebrei. Tutto nasce dalle immagini e dal servizio realizzato 2 anni fa dal giornalista Massimo Moscardi, che con la collaborazione dell'Istituto Italiano di Cultura di Budapest visitò la capitale ungherese alla ricerca dei luoghi di Perlasca. Un itinerario che Moscardi al suo rientro in Italia ha condiviso grazie alle immagini scattate e pubblicate sul Corriere di Como con la Fondazione Perlasca, che è guidata da Franco, figlio di Giorgio. E dalla collaborazione con la Fondazione Perlasca è nata una guida finanziata dalla Regione Veneto in 3 lingue, italiano, inglese e ungherese, che nelle scorse settimane è stata presentata a Venezia. Le cose belle nascono per caso, ha detto Franco Perlasca presentando l'opera. 2 anni fa mi arrivò la chiamata di Massimo che mi chiedeva informazioni legate ad un percorso di Budapest sulle orme di mio padre. Un percorso, spiega, che non era mai stato disegnato, lui lo ha fatto e ci ha mandato le foto. Da lì, conclude, è nata l'idea di realizzare la guida. Dopo Venezia, ieri la presentazione ufficiale a Budapest all'Istituto Italiano di Cultura. Le foto del giornalista del Corriere di Como sono state peraltro al centro di una mostra che è stata allestita nelle scuole di Anzano del Parco, poi sono state portate a Seveso e all'inizio dell'anno prossimo saranno esposte ad Asola, nel Mantovano, dove le scuole locali faranno un lavoro specifico relativo alla storia di Giorgio Perlasca. Tra i luoghi ritratti che si trovano sia nella mostra che nella guida pubblicata dalla Fondazione Perlasca, la sinagoga che ricorda il finto console come un giusto, le case dove venivano salvati gli ebrei, ci sono ancora tutte, e l'Istituto di Cultura che Perlasca frequentava e dove ora è ricordato con un busto davanti all'ingresso. Non manca poi la prima casa dove il comasco visse a Budapest e la sede dell'Ambasciata di Spagna, il posto dove Perlasca, finto console, salvò migliaia di persone.